Ciao amici di Foodspring, siamo tornati. Innanzitutto voglio dire grazie a tutti quanti che hanno partecipato all'evento di Foodspring Runtastic con Vita Snella e Freedom qui a Roma. Alla fine di marzo è stato veramente un evento spettacolare, è stato bello di stare con voi, provare Foodspring con voi, abbracciarvi, vedere quanti sorrisi e quante voglia di muoversi e stare bene. Allora, parliamo di cioccolato, chi lo ama, chi lo desidera, chi lo vuole, ma la vede come un cibo purtroppo proibito. Non ci sono più problemi perché adesso con Foodspring abbiamo la soluzione. Chocolate lovers, ok? Per tutti coloro che amano il cioccolato, che amano o hanno questo... Ma chi non ama il cioccolato? Cioè, se non ami il cioccolato mi dispiace che devi cambiare canale, però io penso che tutti in piccola parte amano cioccolato. E la cosa più bella del cioccolato è innanzitutto i flavonoidi del cioccolato aiutano neurogenesi, così già abbiamo, mi possiamo dire sì, mangio cioccolato, mi aiuta con il triptofano. Il triptofano è una cosa pazzesca perché è un precursore della serotonina e la serotonina ci aiuta a, diciamo con il senso, controllo del senso di fame. Infatti serotonina è anche stimolato dal sole e se ci fai caso hai meno fame in estate che in inverno, giusto? Allora, cioccolato è thumbs up su tutto e per tutto perché il cioccolato ci aiuta a veramente dal punto di vista fisiologico vivere meglio, ma la cosa bella di Foodspring ci permette di mangiare cioccolato senza più l'essenza di colpa, che è un altro effetto benefico perché non ci aumenta il cortisolo, perché non abbiamo l'essenza di colpa. Yeah. Qual è la mia preferita? Difficile. Allora, Protein Cream per me letteralmente è diventato una droga. Abbiamo 42% meno carboidrati di un classico crema alla nocciola al cioccolato. Le protein bar, questi sono quelli che somigliano, c'era un terzo, però il terzo ha fatto una brutta fine, l'ho già stata mangiato perché chi non ama il cioccolato l'ho già mangiato. Allora qui abbiamo crispy coconut, peanut e c'è anche quello al mu, a caramello, però quello di caramello ha fatto una brutta fine, l'ho già mangiato con mio marito ed è buonissimo, ok? E infatti faccio fatica a farli arrivare al vlog questi prodotti perché sono troppo buoni. Poi abbiamo il nostro protein balls proprio con i noci e con il cacao, ok? Protein balls sono buonissimi perché è vero che puoi fare uno frullato con i protein balls, però io amo i protein balls perché sono veramente buoni anche come biscotto da mangiare. 22 grammi di proteine per 100 grammi di nostra protein balls. Fate con i datteri, fate con il succo di uva concentrato, proteine del latte, i noci e cacao. Con il nostro porridge invece abbiamo, ok, semole di soia, latte intero in polvere, fiocchi di avena, farina di soia per aumentare l'apporto proteico, zucchero di canna, pezzetti di cioccolato, latte intero, cacao magro. E questo è un porridge che noi sappiamo che il nostro fiocchi di avena sono molto positivi anche per la salute del cuore perché hanno una fibra insolubile che ci permette comunque la salute del nostro microbioma, ci riempie di inulina che ci aiuta a sentire più sazio per più tempo. Il nostro porridge al cioccolato è veramente un aiuto per sentirci appagati. Poi non dimentichiamo il nostro brownies. Io adoro questi brownies perché sono, oltre a essere proteici, sono facilissimi da fare. Allora, noi di fibra alimentare abbiamo 7,3 grammi per 100 grammi di brownies, ok, quelli cotti, e poi abbiamo 228 calorie brownie fatto, proteine, 17 grammi di proteine di questo brownie che è ricca di fibre, 100 grammi di questo brownies, almeno calorie del pane, ok? Ma tanto tanto appagamento del cervello perché ci permette di sentirci appagati, abbiamo mangiato qualcosa che ci soddisfa, pieno di flavonoidi, pieno di antiossidanti, pieno di fibre, pieno di proteine, così stiamo mangiando in modo sano, ma pagando una cosa atavica, la voglia di dolce, perché non conosco un essere umano che non ha una voglia di dolce. Ecco una novità pazzesca, non so, cookies and cream del whey protein del nostro Foodspring. Le nostre proteine per 100 grammi sono 24 grammi per 30 grammi di polvere, 30,
ok? 24 grammi, invece per 100 grammi di questo polvere arriviamo a 79 grammi di proteine, allora altamente proteico. Ricordate sempre che quando finiamo il nostro allenamento è il momento di integrare nel nostro apporto proteico per la finestra anabolica, così ci possiamo aiutare il nostro corpo a recuperare più velocemente e in modo più efficace per avere anche una crescita muscolare maggiore, appagando sempre il palato, che è la cosa più importante. Allora, questo è il nostro pacchetto, il nostro consiglio da Food Spring per tutti i chocolate lovers là fuori, tutti che amano il cioccolato. Sta arrivando anche la Pasqua, sotto la Pasqua mangiamo un sacco di uova di cioccolato e ovetti di cioccolato. Io vi consiglio, anziché di mangiare le schifezuole, come li chiamo io, facciamo delle scelte intelligenti. E ricordate di utilizzare la mia codice sconto GILYT durante il checkout su foodspring.it, così tutti i prodotti che decidi di mettere in vostro carrello avrà uno sconto pari al 15%. Vi aspetto insieme al prossimo appuntamento di Food Spring. E mi raccomando, la prossima volta che facciamo un raduno con Food Spring, vi voglio vedere! E passate una giornata e una Pasqua splendida! Baci dalla Jill!